in quella situazione, da quella prospettiva, e questa prospettiva ti fa venire voglia poi di andarlo a scoprire. Racconta un po' cosa ti ha scritto un telespettatore su Facebook. Sì, magari di tutto. No, di tutto, gli ha detto. Nel senso buono. Poi diventano molto critici i telespettatori. Sì, no? E magari ti dicono che il console romano che fece costruire, fece deviare il corso del fiume da cui genera la cascata delle marmore, non è Curzio, ma Curio. Quindi dici bene, ma attenzione, perché era Curio dentato piuttosto che Curzio dentato. Era sicuramente un affiliato provato. Era probabilmente un affiliato provato. però ce ne sono attenti molto che le cose minimali. Una Z in più in meno, che peraltro c'è un popolo che si divide tra abbiamo corretto subito piuttosto che dire porcia, piuttosto che porcia per i conti del castello, e anche lì qualcuno se ne è accorto, il che dice lunga su quanto alla fine, anche con una linearità dal punto di vista televisivo, il canale tematico è un canale che racconta con uno stile diverso dalla TV generalista, perché sa di avere un pubblico conclamato, sa che ci sono degli appassionati che guardano quel canale. E come questo, dicono gli esperti di marketing, è un target puro. È un target puro, in sostanza, che sarà anche più piccolo di quelli ovviamente della TV generalista. Però un pubblico estremamente attento, col quale è bello confrontarsi, perché ricevere la segnalazione sulla Z è divertente, ma contemporaneamente ti inorgoglisce, perché vuol dire che sei stato ad ascoltare. Il format dura 10 minuti. Il parlato dura 5 minuti, e proprio perché dura 10 minuti non ha interruzioni di pubblicità, va in onda 3 volte al giorno, anche un passaggio più 2 repliche, quindi la gente se lo va a cercare. E guardate che 10 minuti anche dal punto di vista della rilevazione dell'audio è un tempo relativamente breve per capire come vanno le cose, eppure immediatamente faceva i suoi piccoli picchi, ogni giorno di più, ogni giorno di più. Questo ci ha dato grande soddisfazione. La seconda serie è qui, c'è scritto che saremo in Toscana, in Val d'Aosta, in Veneto, in Piemonte, in Abruzzo, in Trentino torneremo per le montagne e poi sulla Sila probabilmente. Quindi tutte queste altre regioni saranno coinvolte, poi cercando di raccontarle anche. La Sicilia nella seconda serie, la Sicilia è stata molto protagonista nella prima, che abbiamo fatto 7 puntate sulla Sicilia. E se potresti fare 200 in qualunque regione, questo è il punto. E poi l'idea è di rappresentarle un po' tutte, cercando di accoppiarle alle stagioni, perché saranno dei luoghi nei quali si può anche tornare, perché hanno un fascino sia d'estate che d'inverno, piuttosto che in primavera, eccetera. Ma intanto cerchiamo di rappresentarne il più possibile, anche dal punto di vista proprio pratico, quindi viaggiare il più possibile. In lungo e largo, Sardegna compresa, cioè dobbiamo assolutamente far vedere più cose possibili e soprattutto delle cose inusuali, fuori dal classico itinerario. Non stiamo a raccontare capri, Taormina e Cervinia, andiamo a fare le cose che hanno comunque raccontate, perché però per dire è difficile, lo so, ci piacerebbe anche Venezia, ci piacerebbe fare 74 puntate su Roma, ma non sono nello stile proprio del format, così come il nativo fu pensato per raccontare. Anche gli argomenti sono veramente infiniti, perché noi raccontiamo borghi, destinazioni, paesaggi, fiumi, laghi, possiamo montagne, tematizzare in ogni singola regione, cercando di rappresentare tutti questi aspetti della geografia del territorio ed enfatizzandoli con questa tecnica. Il format è solo di riprese aeree, questo si è capito, cioè il drone parte da terra, quando va bene ogni tanto gira all'interno di un borgo, ma sempre con molta discrezione.